L'emendamento sul terzo mandato della Lega resta e sarà il Parlamento a decidere, e comunque non ci saranno frizioni nel governo. Riteniamo che i governatori che hanno ben amministrato sia giusto che abbiano la possibilità di poter essere rieletti. Dal Carroccio sono chiari, non vogliamo creare problemi al governo, ma non ritiriamo l'emendamento perché crediamo che i buoni governatori e amministratori debbano poter essere giudicati dai cittadini. Si va dunque alla conta dei voti. Il Parlamento è sovrano. Non è il momento di discutere del terzo mandato dei governatori, dicono da Fratelli d'Italia e Forza Italia. Gli stessi noi moderati chiedono tempo. Io rimango convinto che la posizione di Forza Italia, che i due mandati siano la giusta, il giusto tema, il giusto equilibrio, però come tutte le volte il centrodestra si ritroverà e troverà la quadra. Se si vuole affrontare seriamente il tema, come è giusto che sia, è stato posto dal presidente Toti, dal presidente Zaia, è stato posto da presidenti di regione di centrodestra e di centrosinistra, il tema del terzo mandato, credo che non lo si affronta con un emendamento, ma con una discussione seria, un confronto serio in Parlamento dopo le elezioni europee. Ma questo è un argomento delicato, soprattutto alle porte del voto in Sardegna. I leader Meloni, Salvini, Tajani e Lupi si sono ritrovati a Cagliari per tirare la volata a Paolo Truzzo. Nel frattempo anche le opposizioni restano divise, con AVS pentastellati per il no e il PD orientato all'apertura del vincolo, seppur con i dovuti rinforzi delle assemblee elettive. Non abbiamo tracce del governo sui temi che interessano i cittadini, invece si parla solamente di poltrone, mandati e si cerca di proteggere il proprio governo anche da inchieste giudiziarie. Si cerca di limitare la Corte dei Conti sul PNRR, è tutta un'attività di questo genere e spero che prima o poi i cittadini abbiano contezza di quello che sta facendo veramente questo governo.